Good. I'm so happy, so excited. Tough match for sure, but I think I play really good game today. So focused, so aggressive, and especially at the beginning. And 6-1, 3-1, I lost a bad game on my serve, but on my mind I say, don't worry, try to play like the first set and aggressive when I was the ball, especially in the middle of the court, and unbelievable match for sure. Yeah, 3-all on my serve, very love, and then I lost 2 points easy, 3-all. When I won that game, I said, come on, now we try to break it, but 4-all, and yeah, but I play good. At the end, I play good. Were you nervous towards the end of it? Yeah, I was nervous. Yeah. For sure, I lost against her 4 times. So, and my first quarterfinal in a Grand Slam. So for sure, I was nervous. But I won a lot of matches, so probably I was confident. And so I said, come on, don't worry, don't think about the score, play and relax. Well, probably because I'm 29. I'm not young, so I have a lot of matches behind me, so a lot of experience. So probably that's why I won today. First quarterfinal, would you rather it not be against Irani of all the people you could play at this stage? Yeah, first quarterfinal, so against Sara. So I'm so happy to play against her. For sure an Italian goes to the semifinal. So she's my best friend, so I'm so happy to play against her, for sure. For sure, for sure. When Schiavone won the Roland Garros and Flavia goes to top 10, also Sara final in Roland Garros, so for sure we... Me for sure. I try to come like the other one for sure. Yeah. Have you heard from them? Yes. Sure. Agnieszka said that she found that playing against you was uncomfortable. That the variety of shots and the way you kind of kept her off balance. Can you talk about? Yeah, but I have had a difficult style of tennis for sure, and different style, sorry. I mix a lot of balls, I go to the net, I play a lot of slice, so it's different. So probably she doesn't like my slice, also when I go to the net, probably the passing not so good. So that's why I won today, probably this is the key. It's nice. It's not easy to speak in English for me, but it's nice to see a lot of journalists. It's nice. Okay. Thank you. We'll switch to Italian. Thank you. Nella grande sala è stata a Parigi per il doppio, in una grande sala con tanti giornalisti, è stato solo in quell'occasione, per il resto mai, quindi questa è la prima volta. Sì, sì, lacrime sicuramente di gioia, di nervosismo, di paura alla fine, insomma tutte emozioni belle, anzi bellissime. Sì, affossando. Ma no, ma sì, dentro la mia testa ho detto
soprattutto sulla seconda, adesso tira e vai avanti, falle giocare il passante, mettile un po' di pressione. Però ero indecisa se giocare un approccio di rovescio un po' tenuto oppure spostarmi di dritto e spingere. E alla fine non sapevo bene quello che fare, mi sono sposata di dritto, la prima cosa che ho pensato così, però ho tirato sotto il gancio. Però... No, devo dirti la verità, pensavo che avevo ancora un punto da giocare, lo volevo giocare bene, cioè non pensavo al 5 pari, ovviamente cercavo dentro la mia testa di pensare fai questo punto, cerca di giocarti nel migliore dei modi sto punto, poi se fossi andata a 5 pari si continuava la partita, però cercavo di pensare a quel punto e non al 5 pari. Quarto di finale dell'Open degli Stati Uniti, quando è che hai cominciato a pensare cosa può succedere? È solo in questo torneo, qualche torneo fa, cominciando a vincere qualcosa? Ma no, non pensavo, sicuramente il fatto di aver vinto il torneo prima a Dallas mi ha dato molta, molta fiducia, molta convinzione nei miei, ancora di più nei miei mezzi, però sicuramente guardando il tabellone non ho pensato a arrivo nei quarti, assolutamente. Anzi, partita dopo partita ho lottato tanto, tantissimo in questa, sicuramente sono state partite vinte con la testa, molta, molta testa, molta tenacia e poi, come ho detto anche l'altra volta, il tennis va a ruota. E sto giocando un gran tennis, ma sicuramente perché sto molto bene mentalmente. Probabilmente no, ma pensi che cambi qualche cosa nel rapporto tra te e la tua compagna? No, anzi io me lo auguro di no, cioè ovviamente si parla di una partita di tennis, il rapporto che... Si sposta l'asticella, eh? Vabbè, ma... Così. Non, io spero che non cambi niente, ovviamente ognuno fa la propria strada, però il rapporto e l'amicizia che ci lega non deve assolutamente cambiare se vince uno, se vince l'altro, assolutamente no, cioè l'amicizia va al di là del tennis. Punto, una domanda che ti ha fatto prima un collega inglese che forse sei contenta di dover giocare con lei o avresti preferito una volta serata nei quarti trovare un'avversaria che non sia un'italiana, una straniera? No. Devo dirti che sono contenta perché comunque anche lei è arrivata nei quarti di finale e sta facendo una grande stagione. E il fatto che sia arrivata io sono contenta. No, voi potevate essere in due posti diversi. Vabbè, questo fa parte del gioco, ovviamente. Questo è il tabellone, io non discuto, meglio giocare con quella, ormai si gioca contro, punto e basta. Ma pensa che sarà difficile affrontare? Beh, sicuramente non sarà un match facile dal punto di vista mentale, più che altro ci conosciamo molto bene, ci alleniamo spesso insieme, doppi insieme, quindi ci conosciamo sicuramente alla perfezione. Non sarà facile, però... Chi vince? Vince lei. Sì, allora intanto quando uno gioca il singolo noi non ci scaldiamo mai insieme, ognuno si scalda per, lei si scalda con Pablo, io mi scaldo con Francesco o con un'altra giocatrice, quindi quando giochiamo il doppio invece ci scaldiamo sempre insieme, quindi sarà una giornata normalissima, cioè, ovviamente ognuno si scalda per, come ho detto prima, sicuro, no, ma quello sicuro, stasera ma secondo me anche domani. Io ci vado tranquillamente, ci siamo andati tutte le sere, perché non ci dobbiamo andare la sera prima, cioè, mi sembrerebbe. Domani l'altro, magari. Dai, l'altro, gli do un destro a cena, no, dai, perché è una partita di tennis. Perché l'anno scorso tu hai vinto il torneo, però non è fatto così bene. Sì. Quest'anno sì. C'è una motivazione che tu dai? No, non ti so dire perché, non te lo so dire. Probabilmente gioco meglio quest'anno. Oh, sì, ma non ti so dire il perché negli slam gioco meglio. Ho iniziato l'anno che ho perso il secondo turno in Australia e a Parigi ho perso il primo turno a Lardinson, quindi sono venuta fuori Wimbledon e qui, altrimenti prima non a inizio anno non ho giocato bene. Ma sto giocando bene, non lo so, ripeto, il fatto di stare bene mentalmente di lottare, mi muovo molto meglio rispetto a prima, sono
Liberata, ho 29 anni, alla fine un po' di esperienza, di maturità, questo Hai conta. recuperato il coraggio, no? Sì, Comunque hai in recuperato. determinati momenti ho più coraggio rispetto a prima, forse mi gioco meglio i punti, sono più tranquilla in campo, ragiono un po' di più. Prima forse mi buttavo giù al primo errore, molto negativa, invece comunque non, adesso. Sicuramente forse anche le altre se ne sono accorte, prima di perdere comunque lotto tanto. Nel 2009 si presentò a Roland Garros una situazione abbastanza analoga, due italiane vicine nel tabellone, Sì. per Schiavone, eccetera, eccetera. Lì venne poi la storia, se vince, se uno va in quarti, in semifinale 100.000 euro, chi va in Sì. finale 200.000, chi vince 400.000, Presidente, per aspetti che succede anche adesso, no? Ma sinceramente non ci penso.